tutto gradito, perché siete tantissimi in questa veramente basilica importante. Vedrete che avremo dei ricordi meravigliosi, perché i ricordi sono fatti anche dai luoghi, e per questo l'Euroschool ha voluto scegliere una basilica così importante per i vostri ragazzi, che ora vedremo esibirsi proprio in questa occasione. Quindi ringrazio gli insegnanti, ringrazio i genitori e anche i ragazzi che si stanno per esibire. Con me, ovviamente, come l'anno scorso, c'è il capo ufficio stampa dell'Euroschool Festival. Buonasera. 2019, buonasera. Buonasera. Buonasera e grazie davvero di essere qui ad Assisi, la città della pace. Siamo alla Basilica Superiore Papale di San Francesco. Devo un grazie di cuore davvero a nome di tutti noi e credo di tutti voi ai frati minori del Sacro Convento di Assisi, ai quali possiamo anche dedicare un applauso grande, che ospitano in questa loro casa. Vi ricordo, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Avremo modo di incontrarli a breve. Voglio ricordare che l'Euroschool Festival non è un concorso, ma un incontro tra ragazzi, insegnanti, famiglie di tante parti d'Italia e del mondo, soprattutto di fedi diverse. Abbiamo qui presenti cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, tutti accomunati dall'amore e dalla passione per la musica e per il canto. Ricordo che siamo collegati in diretta a Facebook HD dalle pagine di Euroschool Festival. Ricordo ancora che siamo collegati con tante comunità, dalla Terra Santa, dal Cairo, sappiamo da Tunisi con i maxi schermi, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Quindi è un incontro internazionale, ma non competitivo. Grazie ancora di essere qui così numerosi. Insomma, abbiamo rotto il ghiaccio, anche per noi, insomma, non è facile presentare una basilica così bella in questo ambiente meraviglioso. Allora, andiamo avanti, perché sono tante le cose che vi dobbiamo far vedere, non la vedete già qui, perché sono presenti qui con noi, sono pronti, sono arrivati da Torino, sono i ragazzi dell'Associazione Musicale e Culturale Mozart. Vorrei qui con noi il maestro Gianfranco Leone. Gianfranco Leone. Allora, mi dicono che dovete lasciare i posti di fuga qui a destra, perché è importante. Prego. Allora, buonasera maestro, intanto benvenuti. Cosa ci farete ascoltare? Allora, tre brani, partendo dalla musica barocca. Il primo è l'Allegro di Albinoni, poi ci sarà Lauda Gerusalemme di Vivaldi e chiuderemo con un'elegia. Ok, allora, tutto è pronto? Tutto è pronto. Siete pronti? L'orchestra è composta da ragazzi delle scuole salesiane di Torino e dall'Istituto Comprensivo Chieri Torino. Buon ascolto. Buon ascolto. Tutto pronto, tutto pronto, signori dell'istituzione dell'Associazione Musicale e Culturale Wolfgang Amadeus Mozart di Torino. Dirige il maestro Gianfranco Leone.
prima targa di riconoscimento, bravi davvero, commoventi, a consegnarla davvero. Di una sensibilità unica, direttore della Cappella Musicale del Sacro Convento di Assisi. Un grandissimo applauso. Padre di Sergio Maria. Grazie. Che dire? Semplicemente raccontarvi un piccolo aneddoto della vita di San Francesco. Quando stava male, soprattutto la vista, ormai verso la fine della sua vita, chiede che sia frate di comprare una cetra per alleviare il dolore del corpo. Bene. Pensate che sensibilità grande, e volevo chiedere a tutti voi, persone che magari avete i capelli bianchi come me, sentendo i ragazzi suonare, non vi sentite alleviare il cuore e le pene e soprattutto anche i dolori? Bene, questo è il potere della musica, per questo noi diciamo grazie a chi organizza, diciamo grazie alla città, alla figura del sindaco che accoglie tutte queste persone. Diciamo grazie ai ragazzi che si sono preparati, per cui invito ancora anche voi a ascoltarli con piacere, soprattutto loro che inizieranno anche con il canto, vedrete già da bambini piccoli. Ecco, a loro dirò, e anche a voi, qualcuno ha detto, portatevi il ricordo bello di questa serata, ma soprattutto la nostalgia di questa serata, perché se avrete nostalgia vuol dire che hanno dato e ci è arrivato un messaggio nel cuore. Se andiamo via senza nostalgia, preoccupati solo qualche foto, qualcos'altro, saremo poco, poco. Buon ascolto a tutti voi. Che oggi hanno ascoltato i ragazzi esibirsi, no? È sempre una meraviglia. Sì. Adesso diamo un attimo di tempo ai ragazzi per togliere le sedie, perché resteremo in Piemonte un attimino, sono già pronti, li vedete dietro l'altare. Sì, si stanno preparando, devo dire che hanno fatto piccolissimi. Hanno fatto tutti esercizi, preparazione, dietro, li guardavo, disciplinatissimi, abbiamo un attimo di tempo, sono i ragazzi dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, in provincia di Torino. Siamo come tutti prima, sono davvero meravigliosi. Anche durante le prove erano veramente disciplinati, molto molto bravi. Allora, con curiosità li aspettiamo, devo dire. Il professor Fabio Banchio e la direttrice di Samantha Jai. Per favore potete cominciare ad entrare. Sì, li facciamo entrare anche se non è proprio tutto pronto. Chi ci sento in questo momento? Sono attenti, e comunque l'età, perché sono anche molto emozionati. Ragazzi, potete entrare. Vedi, piano piano. Sono piccolissimi, 7 e 8 anni. Io dire che abbiamo di solito tutta Italia bravissimi. Leo vorrei ricordare che le domande per esibirsi quest'anno sono state qui alla Basilica 87, ne abbiamo selezionati 9, e non perché fossero gli altri meno bravi, ma per ragioni di spazio avremmo potuto proseguire così fino a tarda notte.
ma l'età dei bambini anche. E anche la nostra. Allora, vorrei invitare qui il professor Bagno. Ecco, prego professore, un applauso professore. Spesso sono più emozionati gli adulti che i ragazzi. Allora, prego. Allora, venite da Pinerolo. Sì, Pinerolo è una città che si trova tra Torino e Sestri, sì. La sede storica del Terzolfini, e il nostro istituto è l'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo. Allora, cosa ci farete ascoltare? Allora, apriremo con una straordinaria poesia e musica, Le tasche piene di sassi di Giovanotti, mentre il secondo brano è un omaggio a San Francesco, che poteva essere diversamente, in una sede straordinaria che coniuga arte, musica e religiosità, dolce sentire, colonna sonora del film Fratello Sole, Sorella Luna, musica composta dal maestro Rizzo Ortolani, e il terzo brano è Gangan. Gangan è un canto che le maestre insegnavano ai ragazzi ebrei durante i difficili anni dell'occupazione nazista. Il testo è quello tratto dal 23° salmo: anche se camminassi in una valle scura non temerei alcun male, perché tu sei con me, e sarà cantato in ebraico antico. Ricordiamo che Assisi è stata una sede straordinaria perché ha ospitato molti ebrei e ha dato rifugio. E ricordiamo una figura di un tedesco, un comandante, un colonnello della Wehrmacht, Müller, la sua tomba che si trova in Bassa Sassonia, ha l'immagine della basilica, e lui stesso ha salvato donando medicina di moltissimi italiani e tedeschi. Quindi è un monumento alla libertà e all'unione in questa straordinaria sede che è il simbolo supremo. Grazie, allora tutto pronto? Siete pronti? Hanno preparato tutto. Allora, signore e signori, il coro dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo, in provincia di Torino, al pianoforte il professor Fabio Bagno, dirige la professoressa Elisabetta Giai. Thank you.
anni che fa, io ho una bambinetta di 5 anni e mezzo, la porto in loro. Allora, consegniamo anche a voi la targa di riconoscimento. Vorrei... chiamiamo qui appunto il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, vicino a me, che veramente anche l'anno scorso è stata più presente per tutta la manifestazione. Allora, come sono questi ragazzi? Una commozione unica, la scelta anche dei brani è straordinaria, veramente ci hanno commosso, penso tutti, l'applauso lo ha fatto sentire. Colgo l'occasione per ringraziare questa meravigliosa iniziativa, la Presidente straordinaria e tutti coloro che hanno contribuito a portare qua tanta bellezza che ci fate sentire, vedere negli occhi di questi piccoli artisti con la maiuscola. Bellezza poi anche con bellezza, no? Questi quadri che ci circondano. Abbiamo unito, ecco. Grazie. Complimenti. Grazie. Davvero. Meraviglioso, di Bethesda, splendida, i ragazzi delle scuole maestre Pie di Bologna, che noi chiamiamo Alessandro D'Argento, che è il professor Alessandro D'Argento. Allora, nel frattempo i ragazzi sono molto educati, li abbiamo visti, molto. Vorrei ricordare l'Euro School Festival, considerata dalla stampa la più grande manifestazione a carattere didattico d'Europa. L'anno scorso abbiamo annoverato circa 11.000 ragazzi, quest'anno abbiamo superato le 13.000 unità. Siamo presenti in Umbria quest'anno, in collaborazione con il Museo La Casa Cioccolato Perugina da qualche settimana per la formazione alimentare, qui ad Assisi, come avete visto per il concerto inaugurale. Poi saremo il 16 di maggio al Colosseo e ai Fori Imperiali, che ci sono stati gentilmente concessi, e quindi concluderemo l'edizione 2019 al Museo Storico dell'Aeronautica Militare. Colgo l'occasione, lo vedo in prima fila, per salutare il direttore, il tenente colonnello Rovito, ma lo chiameremo un attimo poi per spiegare un po' meglio cosa andremo a fare nei tre giorni a Vigna di Valle. Okay. Allora, chiamiamo il maestro, il professor Alessandro D'Argento. Eccolo qua, un grande applauso, bravissimo professore, lo abbiamo conosciuto prima, anche ieri giorno. Allora, che cosa è? Sentiamo tre brani, il primo dal titolo Il coro del creato, che ci ricorda che ogni creatura loda il Signore, a partire dai piccoli che questa sera ci presenteranno tanti brani, e il secondo brano porta il titolo di Antenne Blu, sentirete una sorta di psichedelica onda di antenne, di bimbi che comunicano dalla parte alta del mondo, e questa sorta di girotondo della pace. E come terzo brano, proprio per concludere quella che è la convivialità delle differenze, portiamo Two Colors di Signore. Quindi a prendere. Quanti anni hanno? Dai 6, dai 5 e mezzo agli 13. Bene. Allora, invito i ragazzi che sono dietro l'altare a fare un po' di silenzio. Ecco, i professori mi danno anche una mano. Sì, e quindi allora si esibisce. Esibiscono le scuole maestre Pie di Bologna, guidate dal professor Alessandro D'Argento. Leo, they come.
il riconoscimento per essere stati qui con noi. Lo consegna, vorrei con me, il tenente colonnello Adelio Roviti, che ci ospiterà alla base del Museo Storico Bracciano, un saluto a lei. Buonasera a tutti. Il museo che mi onoro di dirigere appunto è a Bracciano, sulle rive lagune omonimo, e vi aspettiamo, nel senso noi siamo un museo storico, siamo una eccellenza in Europa da un quarto museo al mondo, abbiamo più di 80 velivoli e speriamo che i ragazzi che verranno prossimamente da noi trovino un'atmosfera abbastanza particolare e unica e possano così esprimere le loro qualità, come abbiamo visto stasera, al meglio delle loro possibilità e magari regalare quello che possiamo fare, regalare sicuramente un'esperienza. Ci aspetta, perché noi siamo tanti, Ti aspetta, ti aspetta. La donna le conoscerà meglio. Grazie maestro, buon dia a tutti. Allora, mentre sfidano tutti i ragazzi che possono andare dietro le nostre quinte ipotetiche, noi andiamo da poi una regione solare, una bellissima regione. Andiamo in Sicilia. Sì. Comunico, siamo a 90.000 visualizzazioni. Ecco, sono pochi, Poi vedo tutti questi telefonini, chissà quanti di più, ma insomma, dalla nostra parte siamo arrivati a 90.000. Dicevo la bella Sicilia perché io amo il sole e quindi i ragazzi sono quelli del coro Mariele, mentre che si dovrebbero avvicinare di Ragusa, con me vorrei la maestra Giovanna Rossella. Pensate che questo coro sono ragazzi che partono dai 4 anni, quindi proprio veramente piccolissimi. Hanno fatto il viaggio. Sì, lungo. Bravo. Alzate la mano i genitori che sono venuti con dove loro. Dove sono? Un applauso. Bravi genitori. Eccoli che si posizionano. Allora, la maestra. Che li sta ordinando con precisione, devo dire. Ovviamente l'aspettiamo qui, anche più piccoli, perché 4 anni sono pochi. E la tua quantità ne ha? 5 e mezzo. Ecco, quindi tu sai cosa, poi io sono fuori dal tunnel. Eccola qua. Prego, ecco, maestra Giovanna. Benvenuta. Allora, bel viaggio, Avete trovato, io pensavamo tutti porteranno il sole. E l'abbiamo portato. Fino a ieri. La mattina. Siamo qui da qualche giorno, il sole c'è stato, nonostante le previsioni anche. Non fossero, così. Allora, venite da Ragusa. Ragusa, sì. Il coro Maria Levento, sì. Le grandi tradizioni. 19 anni. 19 anni. Cosa ci volete ascoltare? Sono piccolissimi, alcuni piccolissimi. Allora, questa è una rappresentanza del coro, ancora più romano da 70 ragazzi. Allora, vi faremo ascoltare Siamo tutti re, che è un brano che noi abbiamo cantato nel 2001 alla presenza del Papa San Giovanni Paolo II. Quindi queste note sono state ascoltate da Giovanni Paolo II. Poi subito dopo un altro brano legato al pontefice attuale, quindi Papa Francesco. Questo brano è stato scritto da un nostro caro amico, un musicista, Ludovico Saccol. Ci tengo a dire il titolo, permesso. Grazie. Scusa. Queste sono le parole del pontefice. Parole poco attuali, ma che vanno ricordate. E l'ultimo, preferisco il paradiso, l'importante colonna sonora del maestro Fisica. Ok, siete pronte? Emozionata? Un pochino, va bene, dai.
Allora, tutto è pronto. Di nuovo Daniele, la guida, guida la maestra Giovanna Guastelli.
anche verso questa strada. Allora, un riconoscimento, vorrei qui con me ora una... definirlo un personaggio riduttivo. È un grande tenore, è un frate. Frate Alessandro, è venuto con noi oggi. È il primo frate al mondo ad aver sottoscritto un contratto discografico con una delle più grandi case discografiche del mondo. E abbiamo fatto due conti a quasi 100 milioni di visualizzazioni. Ecco, questi due conti. Allora, frate Alessandro ci canterà adesso a cappella, quindi significa senza strumentazioni. Vi prego il silenzio più assoluto, vi consiglio di chiudere gli occhi e ascoltare questo canto meraviglioso che è tutto per noi. E dietro chiudiamo un po' il silenzio. Bene, grazie. Ora è un momento per me molto bello, perché condividere la bellezza del canto non è mai la stessa cosa. Ogni volta che ho dei fratelli e delle sorelle davanti a me, condividere con voi significa trasformare il canto nelle vostre croci, nelle vostre risurrezioni, e diventare un cuore solo, un'anima sola. Questa è la grande forza e il grande potere del canto. Allora ecco, adesso ho pensato di farvi fare un salto nel passato, nel Medioevo francescano. Una lauda scritta da un frate, Jacopone, una lauda che ci parla dell'amore di Gesù e dei santi come hanno saputo amare. E allora ogni volta che canto questa lauda mi viene in mente Francesco a San Damiano, l'amore che ha avuto nei confronti dei poveri e del crocifisso, nei confronti di quei lebbrosi che erano il rifiuto della società, e che Francesco si è avvicinato ad essi, ha usato con essi misericordia, e come dice lui, e qui la lauda lo riprende, ciò che prima sembrava amaro si è trasformato in dolcezza di anima e di corpo. Questo è il grande miracolo dell'amore che ciascuno di noi può fare. Dolce amor Jesu,
Oh,
Afghanistan, quindi una persona impegnata sul piano militare, conosce bene l'estero, il generale Alessandro Silvestri. Intanto chiedo se c'è Papa di avvicinarsi sempre pubblico. Se c'è il dottor Giuseppe Papa nel pubblico, vorremmo averlo qui con noi. Allora, il generale Silvestri, come ho detto, è già stato impegnato diverse volte, oggi un po' meno, abbiamo finito. Allora, un saluto come consueto, ma insomma, in particolare a questi ragazzi così piccoli e così bravi. Innanzitutto buonasera a tutti, per me è il secondo anno e quindi ogni volta sapete darci delle emozioni nuove e importanti. Bravi, complimenti a loro, ma complimenti anche a chi li prepara, perché sicuramente è uno sforzo enorme. Ai musicisti, tutti qua. E vorrei anche ringraziare, perché è giusto, Luigi. Perché se abbiamo la possibilità di vivere queste sensazioni, sicuramente lo dobbiamo a questa bellissima manifestazione dell'Euro School Festival, perché anche se indirettamente vi garantisco che dietro c'è uno sforzo organizzativo prima, durante e dopo questa bella manifestazione. Grazie e complimenti. Grazie. Grazie, congediamo la professoressa e i ragazzi. Grazie. Sì, c'è un bello sforzo organizzativo, siamo in tanti, siamo quasi 100, quindi ricordando che siamo tutti volontari, quindi non è la nostra è un'associazione senza scopo di lucro, quindi io personalmente sono un giornalista, ho da 35 anni e mi sono dedicato per tanto tempo di finanza nelle zone di guerra, quindi conosco un po' bene tutti i meccanismi, dal Kuwait alle Primavere Arabe, dall'Indonesia alla Repubblica Ceca. Quindi, ecco insomma, perché è venuta l'idea di fare questa cosa. Quindi è venuta questa idea. Allora, vogliamo qui un coro polifonico che è già stato lo scorso anno, esatto. L'abbiamo volutamente, l'abbiamo voluto con forza. Sì, noi abbiamo fatto la battaglia e riconosciamo il coro polifonico del liceo, classico Mario Frutelli. E vogliamo il maestro Nino Faro. Grazie maestro, sono talmente bravi che io personalmente l'ho voluto assolutamente qua con noi. L'anno scorso sono esibiti, diciamo, a cappella, che è una cosa molto difficile, almeno per me, e quindi oggi li vogliamo ascoltare di nuovo. Allora, cosa andrete ad esibire? Esibiremo ancora una volta due brani a cappella. Il primo è un canone medievale, che faremo nella versione sia francese che poi inglese. Seguirà uno spirito di Elijah Roth e quest'anno una canzone popolare ebraica in Radon, in una versione a quattro voci con accompagnamento di pianoforte e flauto nell'arrangiamento di Kinsberg. Buon ascolto. Okay. Facciamo, prendiamo un invito ai ragazzi dietro l'altare, so che sono, insomma, sono stati, sono pronti, ma di fare un pochino di silenzio. Dunque, signore e signori, il coro polifonico del liceo classico Mario Frutelli, il maestro guidato dal maestro Nino Faro. Nino Faro di Catania. Thank you.
rappresentante di quelli che noi definiamo i benefattori. Noi abbiamo alcuni sostenitori di questa iniziativa. Loro cosa fanno? Ci danno un contributo e questo contributo va ai ragazzi che per vari motivi non possono permettersi la trasferta qui ad Assisi o in altre location. Quindi dove c'è qualche cuore generoso, noi siamo ben accetti, lo accettiamo, lo accogliamo volentieri. Abbiamo qui con noi la rappresentante di un istituto di credito, della Banca Popolare di Spoleto, Banco Desio, Roberta Bellini, che so che si è commossa, ecco, quindi anche le banche hanno un cuore, come si dice. Prego maestro, venga. Allora, un saluto. Grazie, ringraziamo di averci raccolto quest'anno, è una missione importante e unica. Grazie per averci coinvolto di nuovo, grazie. Grazie ancora, grazie. Allora maestro, è stato un onore, bravissimi come sempre. Grazie maestro. Ed eccoci per seguire, ancora abbiamo dei... Torniamo, siamo ancora in Sicilia e sono bravissimi. Arrivano da Martanna, in provincia di Trapani, so che sono tanti. Vorrei con noi il suo competitivo Italiano Montalcini e il grande maestro Giuseppe Tamburello. Devono montare la propria attrezzatura, so che c'è. Valigetta da Trapani, la portata arrivano da Trapani, sì. Prendo un applauso perché altro, devo solo dire che nel frattempo siamo arrivati a 206.000 visualizzazioni. Vedo quello che fa internet, le quindi famiglie. Maestro Lamorello, mi raccomando, domani, ecco tutta la Sicilia. Vediamo se si riesce a arrivare al 300. Sì. E intanto si prepara per un gruppo di ragazzi. Sì, volevo ricordare alcuni personaggi che saranno con noi durante l'Euro School Festival. Perché sapete, l'Euro School Festival è una manifestazione, come dicevo prima, a carattere didattico. Quindi non ci si esibisce, soltanto si viene anche ad imparare qualche cosa. Ogni scuola ha una disciplina, o si applica in qualche laboratorio, come ad esempio il teatro, la danza e la coreografia. E quindi abbiamo ad esempio il 16, sempre al Museo Storico dell'Aeronautica Militare, abbiamo il coreografo americano Brian Fuller, che forse ricorderete in coppia con Brian Garrison e con Ender Parisi, avremo l'Etoile della Scala Oriello Torella, scenderà con noi e farà lezione ai ragazzi in sezione danza. Avremo nel pomeriggio per la sezione teatro comico Martufello, che credo più o meno tutti voi conosciate per essere un abitué del teatro Pagaglino. Sabato invece 18 avremo per la giornata della legalità e contro il cyberbullismo due personaggi di eccezione, abbiamo voluti fortemente, è il procuratore antimafia Giancarlo Caselli e la senatrice Elena Ferrara, che è stata la prima firmataria della legge contro il cyberbullismo. Avremo anche un collegamento col papà di una delle ragazze che purtroppo ha perso la vita gettandosi dalla finestra dopo aver subito una di queste vessazioni. Avremo anche da Maranello le scuderie Ferrari con le Ferrari per spiegare ai ragazzi come sono fatti poi i motori della Ferrari. Io controllo. Ecco, e nel pomeriggio del 18 avremo la giornata conclusiva, il momento conclusivo dedicato alla musica leggera. L'anno scorso abbiamo avuto Arisa, la cantante che credo tutti conosciate. Martedì daremo il nome della nuova, così ci seguiremo. Lo dice così, ero lì che... Vi dico che è pugliese, è molto famoso. Basta, perché vuole tenere la salsa. Ah, sì. Allora, maestro Lamorello, ci siamo? Pronti? Sembra che funzioni tutto. Allora, venga con noi. Allora, venite da vicino, da più dietro. Ecco, da Trapani, quante ore avete fatto di strada per salire qui? Ora, la prima ora di punta. 12 ore di nave, 5 ore di gruppo.
fa. Per tutti, per assistere. Allora, i tre brani che andrete a eseguire. Noi eseguiremo un'Ave Maria che è stata composta da Salvatore Di Stefano, che è un mio collega. Quindi possiamo dire che questa è una prima mondiale di questa esecuzione. Poi faremo il Cantico delle Creature e qua giochiamo in casa. Dopo, come terzo canto, faremo il Magnifica. Le 11 e la terza voce. Vedo che ha diverse supporto, ecco. Sono tanti, in crescita. Allora, tutto è pronto. Il coro dell'Istituto Comprensivo dei Talenti Montalcini di Pantanna, in provincia di Trapani, dirige il maestro Giuseppe Tamburello. Thank you.
siete ancora d'accordo, vedi? Professor Rocca, eccoci. Venga, venga, venga. Allora, più dolci si fudo, poi avremo l'ultimo coro, la finale. So che, come avevo detto, siamo più passa il tempo, più ci sono visualizzazioni, anche il professor Rocca. Un applauso al professore. Grazie di essere qui. Cosa esibirete? Cosa ci volete sentire? Esibiremo un musei di Spaccazzotti, non torno non mi space, e infine la canzone di San Damiano. Quindi, meglio di così. Sempre. Allora, tutti eleganti, però, no, le donne, anche gli uomini, non sono penso lei. Vale. Allora, tutto pronto? Siete pronti? Sì, prego. Allora, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Emiliano Rinaldini di Chieti, provincia di Brescia, dirige il professor Gianfranco Rocca. Yeah.
Rampi di Sabbia Zaccano. Eccola qua. Vi aspettavate, giovane bella. Eccola qua. Sabbia, tu sono i tuoi cani. Salute in più lingue. È vero? Buonasera a tutti, intanto, e grazie di essere venuti. Sei... Lei è molto timida, ma senti, qual è la cosa più bella di fare questo Euroscuro? La soddisfazione di vedere tutti questi bellissimi ragazzi esibirsi. Ricordo rimane un bellissimo ricordo, l'emozione, vero? Allora io approfitto intanto a salutare, visto che siamo in diretta, esatto, a salutare quindi i nostri amici in lingua francese che ci stanno seguendo. Quindi merci d'avoir suivi avec nous ce concert in approvazione de l'Euroscuro Festival. Je vous donne rendez-vous le 16 mai au Colisée, à Rome. E saluto anche, approfitto, scusate. Allora, in arabo, visto quindi che c'è anche Ramadan, forse domani o tra qualche giorno, insomma, e quindi voglio augurare Ramadan Karim a tutti i musulmani. Ecco. Ramadan Karim vuol dire? Perfetto, benissimo, grazie davvero Sanna per questa bellissima idea che hai realizzato con Luigi. Grazie a voi. Allora. Ok. Grazie ancora, grazie, buon rientro, grazie, grazie. Ora abbiamo il gran finale. Gran finale, sì, abbiamo finito. Il gran finale, arrivano da Campobasso e sono i più bravi. Beh, insomma, l'abbiamo messo perché sicuramente abbiamo le maggiori visualizzazioni. L'istituto comprensivo Colozza di Campobasso. Vorrei con noi la professoressa Giovanna Consiglio. Ecco, stanno ancora preparando. Eccoci. Gran finale, quindi mi raccomando ragazzi, tanta energia, sì, perché chiuderemo con voi e l'ultimo brano saremo con voi a festeggiare. Quindi forza ragazzi, pronti? Eccoci qua, eccoli qua, dai. Eccoli qua. Salutanti. Arrivano dal Molise, da Campobasso, la prima volta che sbagliamo il Molise. Non finiscono più. Non finiscono. La dietro. Ecco, ecco. Abbiamo la professoressa Consiglio. Professoressa Consiglio in arrivo, in arrivo. Tanto vorrei ringraziare anche tutti i tecnici che vedo che stanno. Ringrazio. Ecco la professoressa. Elegantissima. Un bel applauso alla professoressa che ha preso così tanto. Ma come si dice, vengono gli ultimi, che saranno i primi. Ok? Allora, cosa ci farà ascoltare? Il coro eseguirà l'Ave Maria di Camille Saint-Saëns. Come secondo brano eseguiremo un'altra Ave Maria di Andrea Basevi e poi Caccini, Ave Maria, nel mese dedicato alla Madonna, nel mese mariano, penso che San Francesco gradisca anche il mio. Grazie! Vi dico che siamo a 342.000 accessi in diretta, quindi vi vedono da ogni parte. Sappiamo già di collegamenti da Francia molto alti, dopo l'Italia c'è la Francia. Quindi, tutto pronto, signori e signori, il coro c'è di Lilia, dell'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso, dirige la professoressa Giovanna Consiglio. Thank you.
girati al coordinamento streaming Andrea Migliorini e la cappuccella cerimoniale dottor Marco Ramazzotti, grazie ancora agli assistenti Barbara, Chiara e Maria Teresa. Grazie ancora e a presto. Buonanotte.